Nel resoconto dei fatti che ho appena illustrato emerge chiaramente, ed è questo l'avvio del discorso sulla comunicazione degli eventi, come il 31 dicembre scorso sia stata una giornata particolarmente convulsa. Oltre ai 3 attacchi contro la base Snow, il primo dei quali causava la morte del giovane Matteo, e che ha visto il succedersi di interventi di mezzi aerei in supporto, elicotteri per evacuazione sanitaria e azioni di contrasto a fuoco, si sono anche verificati nella stessa giornata altri 3 eventi in rapida successione, per fortuna senza conseguenze, rispettivamente contro le nostre postazioni di Shindand, di Gulistan e di Balamurgap. A fronte della complessa situazione che si è venuta a creare sul terreno e del ripetersi degli attacchi che vi ho appena descritto, le comunicazioni dei comandi operativi si sono prioritariamente concentrate, mi viene riferito, sul rilancio delle informazioni più importanti ed essenziali, rimandando all'esito dei necessari approfondimenti i rilievi e le descrizioni più dettagliate dei fatti. Aggiungo che, come in tutti i casi analoghi, è stata poi disposta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa un'inchiesta prevista dalle norme in vigore che dovrà accertare nel dettaglio tutti gli elementi dell'accaduto. Alcuni dettagli sono riportati da alcuni organi di informazione e meritano un approfondimento. Altri accertamenti saranno peraltro condotti anche dall'autorità giudiziaria competente. Devo dire che il primo messaggio che io ricevetti fu immediato, fu pochi minuti dopo che l'evento si era consumato. Lo abbiamo sia io sia il mio sottosegretario, che ricevette contemporaneamente lo stesso messaggio, conservato. Proveniva dal generale Camporini e diceva: signor Ministro, purtroppo l'anno finisce male, abbiamo avuto un altro caduto del 7° colpito da un cecchino mentre era di guardia su un'altana a Bugi. Questa fu la prima notizia pochi minuti dopo l'evento. Poi le notizie, anche per quanto vi ho detto, arrivarono progressivamente. Vorrei però avere l'opportunità di ribadire in proposito, come ho già avuto modo di precisare appena rientrato dall'Afghanistan con un'apposita conferenza stampa del giorno 7, in merito ad alcune notizie apparse sugli organi di stampa, che non mi sono in alcun modo incomprensioni con i vertici militari, ai quali desidero rinnovare la mia piena stima e fiducia, unitamente al più profondo riconoscimento alle forze armate per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, anche e soprattutto in momenti di particolare difficoltà. E questo lo dico con assoluta sincerità, e chi conosce i miei rapporti con le gerarchie militari sa che è una costante, il che non fa venir meno il primo dovere del Ministro nei confronti prima di tutto del Parlamento, dell'opinione pubblica, ma soprattutto dei soldati, di ciascun soldato e delle loro famiglie. Si è scritto forse troppo sul ritardo o sulla gradualità. Io, nella conferenza stampa a cui ho fatto riferimento, vi leggo solo il titolo: appena rientrato dall'Afghanistan dico: mia fiducia e mia stima non hanno bisogno di altri testimoni, non ho mai pronunziato eccetera eccetera eccetera. Ma anche le dichiarazioni rese ai giornalisti che mi accompagnavano in Afghanistan, ho qui l'ANSA del giorno 6, mentre rientravamo, possono essere rilette in assoluta tranquillità. Ho ricevuto subito la fotografia della fase finale, spiega la russa, e cioè che un cecchino ha ucciso Miotto che si trovava sulla garitta. È tutto vero, dico io, ma non era stata subito fornita neanche a me quella parte della notizia secondo cui questo evento si inseriva nell'ambito di uno scambio di colpi durato diversi minuti. Ho voluto poi aspettare il 5, dopo aver ricevuto queste notizie abbastanza complete, il 4, il 3, il 6, il 4, per parlare personalmente con il generale Belacicco, il comandante del contingente, e potervi fornire una versione confrontata anche sul posto. Dopo aver descritto la situazione, dico: non bisogna naturalmente dimenticare
che questa cosa è successa all'ultimo dell'anno, in una base lontana, che le notizie erano frammentarie. Tutto ciò è una grandissima attenuante, ma io, e non lo rinnego, ho trovato un briciolo di quella vecchia impostazione, un briciolo, ripeto, un briciolo, dico. Per cui tra le due cose è meglio dire sì la verità, e la verità me l'hanno sempre detta, ma senza allarmare. Io dico, la verità non allarma mai, e in questo caso va detta fino in fondo, prima di tutto per rispetto di Matteo Miotto, che non è morto per caso, ma è morto andando ad aiutare un suo compagno in quel momento e venendo colpito mentre partecipava ad un conflitto a fuoco. A me è stato spiegato, concludevo, che mi sono state date notizie certe e non quelle che non erano confermate al 100%. Lo prendo per buono, tant'è che non ci sarà nessuna conseguenza. Io non voglio accusare nessuno, ma voglio ribadire che la dottrina del governo Berlusconi, chiamiamola così, è quella della massima trasparenza. Non posso che riconfermare quello che ho detto in quella occasione, ve l'ho voluto rileggere perché non ci fosse la mediazione dei giornali. Piena fiducia alle forze armate, assoluta comprensione delle ragioni che hanno portato alla gradualità, ma se per caso, come io ho avuto l'impressione, solo l'impressione, ci fosse stato anche solo un briciolo di una impostazione che pensa che sia allarmante far sapere che i nostri soldati usano la forza giusta, io rinnovo amichevolmente, affettuosamente a tutti la direttiva che la cosa migliore è l'assoluta trasparenza, la completa verità, che fa solo onore ai nostri soldati, ai nostri ragazzi, ai nostri... No, no, zitto, per favore. No, 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 non sto insinuando niente. Onorevole Lamalfa, la prego. Onorevole Lamalfa, io le voglio... Onorevole Lamalfa, la prego. Lei, alla sua storia, alla sua famiglia, però lei forse ha bisogno di qualcuno che l'aiuti per l'udito, perché altrimenti non capisco la sua interruzione, se non volesse... Allora... La prego di stare zitto, io sto dicendo esattamente il contrario, non sto insinuando niente, dico che io ho avuto l'impressione che ci fosse un bricio, non i militari, in chi in quel momento mi ha dato 3 giorni dopo la notizia completa, senza avere mai mentito, che potesse sembrare più opportuno fornire gradualmente le notizie senza allarmare. Ecco, non si allarma nessuno quando si dice la verità, e chi mi ha confermato che ho piena ragione, e vede che se avesse aspettato avrebbe fatto bene, sono stati i militari, che mi dicono proprio le alte gerarchie di essere assolutamente solidali con questa impostazione, essendo chiarito ogni fraintendimento, che anzi sono loro i primi a volere che sia l'opinione pubblica ad essere informata, perché è capitato in passato, ma me lo dicono loro, che fosse quasi obbligatorio dipingere le nostre missioni solo come umanitarie. No, c'è anche l'uso della forza giusta. I primi a essere contenti di questo sono stati, e me lo ripetono, le alte gerarchie militari con cui la sintonia, mi spiace per voi, è totale e completa. È totale e completa. Proseguiamo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in questa dolorosa circostanza ribadisco ancora una volta il fermo intendimento del Governo di mantenere fede al suo impegno nella consapevolezza dell'importanza dell'azione multinazionale per contribuire alla stabilizzazione dell'Afghanistan. In Afghanistan non resteremo in eterno, ma comunque almeno fino a quando sarà portato a termine il processo di transizione che presuppone la riconsegna dell'intero territorio alle legittime autorità. Al fine di rendere materialmente possibile tale passaggio di responsabilità in tema di sicurezza, è stata condivisa in ambito NATO l'esigenza di aumentare ulteriormente lo sforzo nel settore della formazione e dell'addestramento a favore delle forze afghane. Pertanto è stato previsto nel decreto di proroga delle missioni internazionali attualmente all'esame della Commissione Difesa un ulteriore limitato aumento del contingente nazionale in virtù dell'invio di ulteriori 200 istruttori, parte di forze di polizia, parte delle forze armate afghane. Il nostro apporto alla missione ISAF della NATO rimane quindi coerente con gli impegni assunti e con gli obiettivi
che stiamo perseguendo in piena condivisione con gli alleati. E sono contento, sinceramente contento, e ringrazio tutto il Parlamento, ovviamente le forze di maggioranza, ma in particolar modo, perché è maggiore lo sforzo, le forze di opposizione, perché rilevo una larga condivisione sulla reale natura della missione. E la natura della missione, peraltro, è stata descritta meglio di quanto possa fare io dalle parole del Presidente della Repubblica, che è il capo delle Forze Armate, Presidente Napolitano, al cui messaggio io mi richiamo integralmente. E c'è condivisione larga da parte del Parlamento sulla necessità, larga, quasi totalitaria, quasi, sulla necessità di non vanificare i risultati che stiamo progressivamente conseguendo. A una eventuale, ma c'è, ristretta minoranza che auspica un disimpegno unilaterale, possiamo solo dire che l'Italia non soltanto verrebbe meno agli impegni assunti in ambito internazionale, ma lascerebbe agli insorti campo libero per riassumere il controllo del territorio.